tanto duro, tanto tanto duro. Di certo il vento non ha aiutato, perché l'ha reso ancora più duro e sinceramente non serviva. Però dai, abbiamo fatto anche quest'anno una bella prestazione e dunque bene così. Gli olandesi erano davvero imbattibili. Gli olandesi anche quest'anno hanno detto la loro, ma imbattibile non lo è nessuno, che sia ben chiaro. Dunque è questione di tempo, prima o poi la ruota gira, raga. Giusto. Dino dice che l'Italia vince perché fa squadra. Raccontaci un pochino questo concetto di grandezza che ha la nazionale. Ma sinceramente, in confronto a nazionali come l'Olanda, noi non abbiamo 8 campionesse con un talento come la Van der Breg, la Van Vleut e la Vos. Noi siamo delle donne che quando indossano la maglia azzurra diventano delle guerriere, e quando c'è da scagliare una freccia la scagliamo tutte insieme. È questo che fa il gruppo: quando soffre una, l'altra è lì pronta a dire mi prendo un po' del tuo dolore, ma dobbiamo andare avanti. Insomma, è un qualcosa che solamente la maglia azzurra riesce a legare. Cosa vi siete detto questa mattina sulla linea di partenza? Eravate tutti molto vicini ed eravate dietro gli olandesi. Gli ho detto crederci sempre e mollare mai. Ma credo che Elisa sia una grande campionessa, l'ha dimostrato negli anni, non solo quest'anno. È un bronzo che si merita, ma si merita tanto di più, dunque deve solamente crederci e continuare così, che prima o poi arriva. Secondo te arriverà finalmente l'occasione per Elisa di vincere una medaglia d'oro? Io sono sempre stata una grande sognatrice ed è questo che ci fa sperare. Secondo me Elisa è una ragazza, una ciclista che può sognare in grande, può sognare l'iride sicuramente. Il prossimo anno ci sono le Olimpiadi, ci vedremo anche a Tokyo. Ragazzi, fatemi finire la stagione e poi vi dico, probabilmente questo è il mio ultimo mondiale. Grazie Tatiana. Ciao.